Eccomi alle prese col mio prossimo pasto. Non so mai che prepararmi, accidenti, non ho fantasia. Aia, qui il frigo piange. E mi sa che anche la dispensa non sarà da meno. Ecco, buio pesto anche qui. Ma qualcosa comunque credo di poter rimediare, dai. Un momento. Ma quando è che noi italiani siamo diventati un popolo di chef, di cuoche e cuochi provetti? Quando è esplosa questa passione per la cucina? Come siamo passati dalle massaie alle influencer con centinaia di migliaia di fans? Anche nell'arte della cucina ci vuole un po' di teoria. Lei non sa fare la bistecca. Rosticcerie ambulanti. Il tortellino. La salsiccia di merluco. Mortadella. Lombo di maiale. E tante altre mie specialità. Si corre entusiasti verso l'indigestione. Sono Andrea Zalone e ho il compito di provare a raccontare i 100 anni dell'Archivio Luce, a cui tutti possono accedere facilmente online. 1924-2024, un grandioso anniversario e un compito non semplice per me. In questo podcast di Archivio Luce, realizzato da Cora Media, vi accompagno in un viaggio unico, tra le bobine della storia e dentro il cuore del paese, per scoprirne voci e personaggi. 10 appuntamenti, 10 confronti con lo specchio del passato per comporre un formidabile ritratto della nazione, capire cioè nel bene e nel male chi siamo stati e come siamo diventati, in luce e in controluce. La Scuola di Economia Domestica di Torino meriterebbe per la sua efficiente organizzazione di essere chiamata la Scuola delle Fidanzate. Quale migliore preparazione per le future spose italiane? Anche nell'arte della cucina ci vuole un po' di teoria, ma la pratica occorre mille volte di più, perché solo sbagliando si impara, soprattutto in cucina. Ma le nostre allieve sembrano decise a fare presto e bene, e non se ne può dubitare osservando con quanta attenzione e con quanta grazia preparano piatti e vivande abbastanza complicate. E la frittata, che ai profani potrebbe sembrare impresa da principianti, è invece piatto difficile, specie per il salto finale. Ma l'allieva supera brillantemente la prova. Arte è cucinare, arte è apparecchiare, arte anche servire a tavola con gentilezza, sveltezza. L'immagine che emerge da questo servizio del 1940 sembra lontana anni luce da quella della moderna influencer culinaria. Qui la cucina sembra quasi esclusivamente il mezzo per assicurarsi un buon partito. E la musichetta suadente sembra confermare questa sensazione di dolce focolare domestico. Del resto, nella retorica del ventennio, la dolce mogliettina devota, l'angelo del focolare, sembra quasi voler esorcizzare quello che ha sempre rappresentato un atavico problema per milioni di connazionali non inurbati dal sempre famelico Pulcinella in poi: riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. In questo clima, la rassicurante mogliettina che si esercita a imbandire la tavola di leccorni autarchiche, notare l'elegia della frittata, diventa di per sé un'icona positiva e rassicurante. Ma c'è l'altro risvolto della medaglia di quei tempi difficili. Uno spettacolo di solidarietà nazionale nella capitale del Reich. Gente di ogni età e condizione alla mensa comune in occasione della prima giornata del piatto unico in favore delle opere assistenziali invernali del Partito Nazionalsocialista. Non posso dire che non mi faccia effetto, col senno di poi, ascoltare come sia raccontata questa prima giornata del piatto unico nel 1937 in Germania. E di che suono sinistro abbia le nostre orecchie sentir nominare non solo con naturalezza, ma anche con orgoglio da futuri alleati il Reich e le iniziative assistenziali del Partito Nazionalsocialista. In una Germania che si prepara alla guerra, anche il problema della carenza di cibo diventa occasione di propaganda. Ma i tempi cambiano in fretta, per fortuna. Roma. Al quartiere trionfale, San Giuseppe libra a mezz'aria questi grappoli. San Giuseppe è il patrono degli artigiani, e anche questo è un artigiano a prova di muscoli. Poi comincia sulla pasta sostanziosa il lavoro di modellato. Sui laghi d'olio piovono questi salvagente di tutte le dimensioni, mentre nell'aria si spande l'odore di fritto che amalgama l'esultanza festiva. Siamo nel 1949, nel dopoguerra della prima ricostruzione, e il cibo torna ad avere un sapore festoso.
Lo speaker, nell'evocare la ricchezza delle frittelle di San Giuseppe, elargite gratuitamente alla popolazione di un quartiere popolare romano, sembra alludere a un'abbondanza che certo era ancora lontana, ma che pare essere vissuta come una speranza di tempi migliori, di tempi di pace e di pance piene di quei semplici alimenti che solo pochi anni prima erano razionati e introvabili. Nel 1950, appena 10 anni dopo la celebrazione delle brave massaie, la cucina è già diventata un'arte ad appannaggio maschile. A Bologna nasce la prima università per cuochi, ma c'è un buffo ricorso storico da sottolineare. Il banco di prova su cui esercitarsi è sempre lo stesso, la frittata. Sarà un caso? Oppure questo elemento di cucina povera continua a raccontarci di un'Italia dalle salde tradizioni contadine? Bologna docet, Bologna insegna, dice il proverbio. Accanto all'archiginnasio da cui escono i dottori, essa ha aperto questa università donde escono i cuochi. Sbuciare patate è l'ABC. Poi si sale alla chimica dei sughi, delle creme, alla teoria degli arrosti. Lei non sa fare la bistecca, torni a ottobre. L'esame di frittata è tra i più scorbutici. Alla sapienza culinaria qui si aggiunge l'arte del giocoliere. Ecco la padella, si provi, giovinotto, vedrà che sono pochi nella vita gli uomini capaci di voltar frittata. In un paese che è da poco diventato una repubblica e che cerca di ricucire l'identità nazionale, dal punto di vista gastronomico trionfa ancora il campanile. Questo servizio sulla storia del tortellino, datato 1955, ne attribuisce la paternità a Castelfranco Emilia, provincia di Modena. Ma la diatriba è aperta, anche Bologna ne rivendica i natali. Sappiano i buongustai che a Castelfranco Emilia, una delle patrie dei tortellini, anche le fabbriche producono a mano. Tagliate col regolo le lunghe liste, si provvede al ripieno composto di mortadella, lombo di maiale, formaggio di grana, uova e spezie. Ma il colpo maestro è quello che dà la sagoma, impropriamente detta cappelletto. In una trattoria del Settecento fu inventata quella forma e la storia ci è stata narrata da Alfredo Testoni, ridanciano scrittore bolognese. Un oste poco esperto di antichità credeva che questa fosse la dea della gastronomia. Una sera la porta in cucina tra lo stupore dei cuochi. Aveva niente meno che pensato di modellare sulle forme della dea un nuovo manicaretto. Era nato il tortellino. Parlando di tortellini, mi sono divertito a indagare nel mito di questo piatto caratteristico. A proposito, per gli emiliani mangiarli in modo diverso che in brodo è un'autentica bestemmia. E ho scoperto che, secondo la leggenda, il tortellino avrebbe un'origine di natura quasi erotica. Pare infatti che la sua tipica forma derivi, a seconda delle fonti, dal fatto che un oste emiliano, rapito dall'avvenenza di una marchesina che si era fermata alla sua locanda, la spiasse mentre si spogliava dal buco della serratura. Ammaliato dalla bellezza del suo ombelico e in omaggio a lei, avrebbe dato quella forma alla sua nuova creazione culinaria. Un'altra leggenda farebbe invece risalire il tortellino, proprio come si dice nel servizio, all'ombelico scultoreo di una statua di Venere. Si rinnova ogni anno la sagra delle bracciole. Un profumo appetitoso si mescola all'aria già presaga d'autunno. Nel 1955, sempre in Emilia, si celebra la braciola in una sagra super carnivora che farebbe impallidire i nostri contemporanei vegetariani e vegani. Ricordiamoci però che nell'Italia dei primi anni 50 la carne era ancora un lusso non a tutti concesso. Perdoniamo allora qualche enfasi e qualche eccesso granghignolesco che serviva forse a esorcizzare, in un clima festoso, come in ogni sagra che si rispetti, lo spettro atavico del digiuno. Rosticerie ambulanti, anche i carri mitragliano di bracciole cittadini e forestieri. Tutto gratis, semmai i conti si pagheranno domani al farmacista. È in programma a Londra un ciclo di manifestazioni italo-inglesi. Le personalità più disparate del nostro paese si cimenteranno in confronti all'ultima canzone e all'ultimo vino classico. Negli anni 60, quelli della Swinging London, la capitale britannica è il centro del mondo. Noi, fieri, esportiamo proprio a Londra alcuni campioni del Made in Italy. Il sarto e creatore Emilio Schubert rappresenterà la moda italiana.
che già ha preoccupato Parigi e entusiasmato l'America. Fa sorridere come, insieme a personaggi di prima levatura della nostra moda e gastronomia, a fare da alfiere italiano ci sia anche il posteggiatore napoletano Ugo Calise, fresco partecipante di una manifestazione canora regionale. Anche questi sono gli italiani dell'epoca. Invitato a Londra anche Ugo Calise, posteggiatore napoletano. Oui, 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 oui. Oggi visto una femmina, e che femmina, sento cuore che fa si pu si fa, we 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 we. We we che femmina è una canzone che io ho presentato all'ultimo festival di Napoli. Calise mi ricorda un po' un'altra parabola assai più recente, di berlusconiana memoria, quella di Mariano Apicella, anche lui cantante, ex parcheggiatore e napoletano. Per tornare al cibo, il nostro portabandiera è il cuoco Armando, romano, figlio d'arte, che si cimenterà nel piatto iconico di suo padre, le celeberrime fettuccine al doppio burro all'Alfredo. Armando, figlio del famoso Alfredo, re delle fettuccine, si misurerà con i cuochi britannici. Dovrebbe stravincere. Come vedete, mi sto allenando, dovendomi recare a Londra, dove sono stato invitato per la settimana italiana. Scelto come rappresentante dell'arte culinaria del nostro paese. E come menù presenterò le famose mie fettuccine al doppio burro, che sono conosciute in tutto il mondo, poi i famosi filetti di tacchino dorati con piselli, i carciofi alla romana, la omelette flambée alla confettura con il balletto, con lo sole mio, e poi anche una coppa di macedonia all'alfredo e tante altre mie specialità. In materia di cucina tipica e raffinatezze gastronomiche, gli inglesi sanno di dover abbassare bandiera. Forse a noi le fettuccine all'Alfredo dicono poco o nulla, ma in America questo piatto è un emblema della cucina italiana fin dagli anni 20 ed esattamente da quando Douglas Fairbanks e Mary Pickford, eroi del muto, in viaggio di nozze a Roma le assaggiarono e si innamorarono del loro sapore. Da allora il ristorante di Alfredo divenne meta prediletta sia delle star americane dei ruggenti anni 20 che dei frequentatori della dolce vita romana, che contribuirono al successo del piatto anche oltreoceano. E pensare che Alfredo aveva inventato la ricetta di questa pasta al burro e parmigiano per far rimettere in forza la propria moglie dopo le fatiche di un parto difficile. Anche moltissime donne che esplicano con abilità e precisione il lavoro di massaia moderna trovano una collaborazione costante e ragionata nelle industrie che operano per alleviare il lavoro casalingo, dallo studio e realizzazione di nuove macchine e tutto fare per la casa, alla preparazione di cibi quasi pronti per alleggerire il ménage senza mutare i valori e i sapori della cucina casalinga moderna. Nel 1968 gli echi della trasformazione di costume che sta cambiando il mondo arrivano, anche se attenuati, a sfiorare il racconto di una nuova condizione femminile nell'ottica del ruolo della donna rispetto alla società dei consumi. La donna del 1968, pur dovendo ancora assolvere alle tipiche mansioni di massaia moderna che la riguardano, deve solo farlo più in fretta, mi pare di capire. E a questo ci pensa naturalmente l'industria alimentare, coi suoi cibi moderni, appunto, liofilizzati, inscatolati, surgelati. Questa sì, dal punto di vista della cucina, è davvero la fine di un'epoca. Una sola busta racchiude in sé un'incredibile somma di operazioni tecnologiche, delle quali sembra quasi impossibile poter fruire con un gesto così semplice. L'industria alimentare si adegua alle esigenze delle consumatrici e prepara prodotti sempre migliori, seguendo proprio le richieste del mercato, approntando cibi che sanno di famiglia. In contraddizione a quanto abbiamo appena ascoltato, in un paese in bilico costante tra tradizione popolare e industrializzazione su vasta scala, ho trovato un buffissimo servizio in rima che celebra uno dei vanti della nostra gastronomia rurale, la salsiccia. Abbastanza raccapriccianti sono però, per le nostre orecchie contemporanee, i versi allegri e scanzonati dedicati alla triste fine del povero maiale. Questo lungo manifesto di cui qui vediamo il testo è una nobile e gentile pergamena vecchio stile. È un invito assai cortese alla gente del paese, che gradisce di sicuro anche il rullo del tamburo, all'antica e sana usanza di gustare una pietanza che, se bene preparata, è pietanza delicata per palato molto fine, le cui tante vitamine fanno bene pure al fuco, la salsiccia di Morluco. A Morluco, una città di remota civiltà, danno spesso questa festa, che non è molto indigesta, perché a parte il mal di pancia qui nessuno scopre e lancia per la musica leggera voci nuove alla maniera del mitomene
carne di ariccia. Qui si onora la salsiccia e semmai si mette male per il povero maiale che finisce rassegnato, maciullato, spezzettato, insaccato e poi costretto in un tubo lungo e stretto, una specie di ingranaggio da catena di smontaggio, in cui entra un animale gloria e vanto nazionale e dal quale esce un panino imbottito di suino. Qui si tira a far mattina con pagnotta e salsiccina, qui finché non muore il giorno c'è salsiccia con contorno, qui la gente non si impiccia perché mangia la salsiccia. In parallelo allo sviluppo e all'espansione dell'industria alimentare, cresce, l'ho ritrovato nel corso di tutti gli anni 60, il timore della sofisticazione alimentare. Nei servizi dei cinegiornali, qui ne ho scelto uno che si occupa dell'industria casearia, si tende a rassicurare il consumatore, proponendo come garanzia di sicurezza l'affidarsi ai grandi marchi. Ecco un'altra cosa che oggi non tornerebbe. E che anche rispetto ad allora fa sorgere il sospetto, neppure troppo velato, della pubblicità occulta. C'è da dire però che all'epoca non c'erano normative che la impedissero. L'opinione pubblica è tenuta spesso allerta dalle polemiche sulle sofisticazioni alimentari oggetto di un convegno a Milano di esponenti dell'industria casearia. Lo dirige il signor Ercole Locatelli. Nelle grandi industrie i moderni procedimenti non alterano la genuinità del prodotto, ma ne assicurano la stabile qualità e la conservazione anche sui mercati lontani, quelli che i formaggi italiani hanno conquistato da anni. Il latte nostrano, il migliore del mondo, è l'ingrediente basilare e insieme il segreto. È in fondo il vero metro della genuinità. Lucenti macchinari e personale specializzato garantiscono poi l'igiene in ogni fase della lavorazione alla luce del sole, sotto controlli rigorosi e tanto più indispensabili quando i prodotti sono destinati anche ai nostri bambini. Questi prodotti onorano l'industria alimentare d'Italia, di un paese cioè che ha grandi tradizioni e soprattutto se ne intende. In questa inchiesta del 1971, con tanto di esperto a fare da voce narrante, emerge per la prima volta nella mia ricerca l'idea di un angelo del focolare al maschile. La vita moderna si sta abituando ad un nuovo tipo di angelo del focolare di sesso maschile e provvede anche generosamente a facilitare il lavoro di questa improvvisata massaia. C'è il supermercato, super fornito. Anche in questo caso i supermercati e i cibi pronti sarebbero l'antidoto al tran tran della vita moderna. Ma in una società che cambia, ciò che non cambia è il piacere di andare al ristorante e mangiar bene, alla vecchia maniera. Lì il cuoco è declinato al maschile, ça va sans dire, anche perché per il riconoscimento di una simile qualifica al femminile bisognerà aspettare ancora una cinquantina d'anni e i fasti di Masterchef. Ma a rompere le uova nel paniere, anche alla sana, tradizionale abitudine dell'andare al ristorante, ci si mette, nel fatidico 1973, ciò che in quasi tutti i settori è raccontato come un vero spauracchio, la comparsa dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, che proprio in quell'anno entrò in vigore. Il ristorante per alcuni è un luogo dove si può capire qualche segreto o comunque un'ispirazione. A parte i risultati, non crediamo sia questo il sistema più giusto. Certamente è uno dei più cari. Recentemente, infatti, mangiare al ristorante è diventato più salato. L'IVA, è vero, ha portato, rispetto all'IGE, su ogni conto un aumento di circa il 6%, ma molti hanno approfittato per arrotondare i totali assai al di là di questa percentuale, a volte fino a raddoppiarli rispetto ad alcuni mesi fa. Il peggio è che il ristorante non è più un lusso, non è più un modo per svagarsi non sapendo dove andare la sera. Il ristorante è diventato estremamente necessario per migliaia di lavoratori costretti a ricorrervi ed è una massa enorme di lavoratori. Continuare a costringere questa massa di lavoratori a sopportare un peso quotidiano che sulla busta paga incide in modo notevole è veramente una delle cose più assurde di questa nostra società. Il finale del servizio allude all'avviarsi di un'epoca di grandi conflitti e di dolorose contrapposizioni politiche. Un altro piatto indigesto fra i tanti della nostra storia. Ma noi stavamo parlando di cuochi e di cibo. E questo è un altro discorso che non ci compete. Luce e Controluce è una serie podcast di Archivio Luce realizzata da Cora Media. L'episodio che avete ascoltato è stato scritto da Giorgio Serafini Prosperi. La cura editoriale è di Davide Savelli con la collaborazione di Rosella Bettinardi, la produzione esecutiva è di Lia Chiovari, la post-produzione è di Roberto Vallicelli, la supervisione del suono è di Luca Micheli. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi.
per Archivio Luce, supervisione editoriale Chiara Sbarigia ed Enrico Bufalini, coordinamento ricerche e materiali d'archivio Cristiano Migliorelli e Natalie Giacobino. Io sono Andrea Zalone e vi saluto invitandovi a visitare il sito di archivioluce.com per continuare a viaggiare nel nostro passato.